Siamo sulla miraglia della Rabobank, queste sono le biciclette utilizzate per la Milano-Sanremo. Quella che vediamo è il modello TCR Advanced SL, la bicicletta di serie. Invece a sinistra, sulla miraglia, possiamo vedere una nuova bicicletta della Giant, diversa da quella standard non soltanto per il colore, ma per il fatto che la bicicletta che vediamo è un prototipo che i corridori del team olandese utilizzeranno per le classiche del nord. La differenza rispetto alla Giant TCR standard è non solo nella lunghezza del carro, maggiore visto che deve affrontare il terreno del pavé, ma anche nella sezione del tubo diagonale che è leggermente maggiore, al fine di assegnare al telaio una rigidità laterale maggiore. Questo è il tubo diagonale della nuova Giant e questo invece è il tubo classico della Giant Standard. Team Français des Jeux, la bicicletta è una Lapierre, è modello Xelius. Le ruote utilizzate dal Gabriel Arash numero 96 sono particolari, non tanto perché sono entrambe Durace, ma più che altro perché la posteriore è un altissimo profilo, una Durace C75 con profilo del cerchio appunto da 75 mm, mentre l'anteriore è una medio profilo C50, appunto altezza del cerchio 50 mm. In questo modo il corridore riesce ad essere sia scorrevole sia riesce ad avere la necessaria maneggevolezza in discesa. Scelte diverse, quelle del team Lotto Berisol, che quest'anno ha in dotazione biciclette Ridley. Quella che vediamo è la bicicletta di André Greipel, il modello è Noah Fast FB, cioè la bicicletta che ha dei freni integrati nella struttura del telaio, sia i freni anteriori sia i freni posteriori fanno infatti parte integrante della struttura in carbonio del telaio. Diversa invece la scelta di altri corridori, in questo caso vediamo la bicicletta di Gilles Van Aert, che ha scelto di utilizzare per la Sanremo il modello Helium, che è una bicicletta Ridley molto più votata alla leggerezza. Non cambiano quasi per tutti le ruote, che sono Questo sempre sembra delle andare dalle multe oggi, medio-altissimo profilo.